Il Circolo Canottieri Savoia organizza per il 27° anno il trofeo Marcello Campobasso, regata velica internazionale della classe Optimist, voluta dalla Federazione Italiana Vela, appuntamento dal 3 al 5 gennaio 2020 per una manifestazione che si rinnova nei numeri e nella qualità dei partecipanti. Circa 200 i velisti al via provenienti da 15 nazioni, da segnalare il ritorno della delegazione russa che mancava nel Golfo di Napoli da molti anni. Gli atleti stranieri saranno circa 60 a fronte dei 140 italiani. Soddisfatto il presidente Fabrizio Cattaneo della Volta. Anche quest'anno avremo oltre 200 timonieri da ben 20 paesi del mondo. È una coppa importante, è la prima regata dell'anno che si svolge nelle acque del Golfo e attira tantissimi turisti, perché ogni bambino, ogni timoniere si porta il papà, la mamma, l'istruttore, i fratellini, ed è una festa della città, non solo del Savoia. Un'importantissima regata questa del Trofeo Campobasso, che la banca da diversi anni sostiene, che naturalmente ha in uno scenario meraviglioso come quello del Golfo di Napoli, ma soprattutto gestita e sviluppata da un grandissimo circolo di cui mi onoro anche di essere socio, il Circolo Savoia. È un momento molto importante per i giovani e che naturalmente è anche di buon auspicio per l'anno 2020, che naturalmente ci consente di fare gli auguri a tutti i giovani, tutti coloro che gareggiano, ma soprattutto anche a tutti i turisti, gli spettatori e i soci del circolo che naturalmente assisteranno a questa meravigliosa regata.